Buongiorno a tutti. Non è mia consuetudine parlarvi così frequentemente attraverso un video, ma la situazione è grave, lo sapete, ma non la conoscete bene, e quindi vorrei parlarvene ancora per farvi capire qual è la situazione al momento, quanto sia severa, quanto sia grave, e che bisogna in tutti i modi cercare di attuare tutti quei presidi e quindi tutti quei provvedimenti necessari a darci quel minimo di tranquillità. Innanzitutto voglio dirvi che la signora contagiata è ricoverata in quarantena e in discrete condizioni e spero quindi che quanto prima possa ritornare a casa. Tutte le persone, tutti i conoscenti che sono venuti in contatto con lei, sono in quarantena e stanno bene anche loro e non sono stati infettati dal Covid-19. Perché però questo videomessaggio? Avrei potuto dirvelo tranquillamente attraverso due righe, postando due righe sul profilo di Albano Salvatore Sindaco, ma ho voluto parlarvi direttamente perché vi voglio fare capire qualcosa di importante. Il Covid-19, il coronavirus, è un virus come tutti i virus subduri che si trasmette da uomo a uomo. Quindi ognuno di noi può essere portatore da Covid-19. Per cui è inutile andare a cercare la persona infetta, la persona in quarantena, dove abita quello, dove abita questo, con chi ha avuto contatti. Voi pensate che chi è ammalato o chi è al momento in quarantena ha desiderato sin dall'inizio ammalarsi da Covid-19 o essere in contatto con una persona che ha un Covid-19 e quindi essere messo in quarantena? Penso di no. Non lo voglio io, non lo volete voi. Però è tanto strano che il 17 di marzo, in piena crisi, centinaia e centinaia di persone si riversino per la strada, come dicevo prima, per andare al supermercato, per farsi una passeggiata sotto questo bellissimo sole di marzo, o tanto per incontrare un amico, per passare la giornata. Allora, io voglio dirvi che noi, solo l'uomo è portatore del virus Covid-19. La trasmissione avviene da uomo a uomo. Quindi è inutile sapere chi è l'ammalato, è inutile sapere chi è il contagiato, è inutile sapere chi è in quarantena. Che dovremo fare? Passeremo lontano dalla casa di questo soggetto? Cercheremo di evitare le vie dove ogni tanto questo soggetto va a farsi una piccola passeggiata? Non serve a niente. Possiamo, ognuno di noi può essere il portatore sano o meno del Covid-19 e può infettare entrando a casa i propri figli, i propri genitori, i propri cari. Io non so più come dirvelo, perché sembra che questa malattia sia anni lontana da voi, invece voi ce l'avete a casa. Voi non capisco come, stando fermi di fronte a una televisione per mezz'ora, dalle 8, 8 e mezzo, o dalle 8 e mezzo alle 9, o in qualsiasi orario, per sentire quanti morti ci sono in Italia, quanti morti ci sono nel Salento, quanti morti ci sono stati a Copertino, quanti infetti ci sono nei paesi limitrofi, quale ospedale come quello di Copertino viene trasformato da un normale nosocomio in un ospedale Covid-19 e poi la mattina uscite liberamente a fare la spesa, poi rientrate, poi riuscite nuovamente perché vi siete dimenticato il mandarino o l'arancio, oppure mandate il figlio o il marito una volta che è ritornato dal lavoro. O ancora, prima di mangiare, giusto una passeggiata, passo dal bar per vedere se è aperto, perché sapendo che è chiuso, ma comunque ne approfitto per fare una passeggiata. Siamo noi i portatori del Covid-19, siamo noi che dobbiamo stare attenti, non a noi stessi, ma soprattutto a chi ci sta vicino. Ognuno di noi deve avere questo comportamento. Ora io prego ai supermercati, alle farmacie che sono degli eroi, che sono aperti, che rimangono aperti anche in momenti così difficili, perché devono sostenere la popolazione in qualche maniera, di fare in modo che la clientela possa entrare due o tre persone alla volta e non di più, perché altrimenti la situazione diverrà da qui a poco insostenibile. Voglio che capiate
di finirla di andare sul lungomare, di farvi le foto, di parlare con l'amico, di scambiare due chiacchiere con chi vi è lontano 10 metri. Non potete più permettervi questo. Ognuno di noi è un potenziale portatore del Covid-19. Io ho paura, lavoro in ospedale, entro la mattina dopo essere stato controllato ed esco nel pomeriggio dopo essere stato nuovamente ricontrollato. Ho paura di entrare a casa perché potrei infettare i miei cari. Ho paura di andare in giro perché potrei essere un portatore del Covid-19. Ma come posso esserlo io, potreste esserlo anche voi. Per cui mi raccomando, abbiate la coscienza, la consapevolezza di voler fare qualcosa per questo disgraziato evento che purtroppo ci sta attanagliando e ci sta rendendo la vita difficile. Non siamo più noi, non riusciamo più a fare quello che facevamo normalmente, non riusciamo che a pensare a questo Covid-19, a come combatterlo, ma non tutti sono così purtroppo. Purtroppo oggi ne è la dimostrazione. Tutti sono scandalizzati dalla presenza di un soggetto infettato da Covid-19 qui a Porto Cesareo e ne parlano in gruppo mentre 10, 15, 12, 13, 4, 5 persone vanno a fare la spesa. Tanto per passare quella mezz'oretta all'interno del supermercato parlano anche della signora che è affetta da Covid-19. Quindi rendiamoci conto che la situazione è più seria di quello che noi pensiamo. Rendiamoci conto che dobbiamo combattere in tutte le maniere questo stato e quindi non andiamo nemmeno a dire tutte quelle cavolate, tutti questi audio che si sentono, non vi preoccupate, la signora sta bene e la signora si riprenderà subito, è tutto sotto controllo. Sì, grazie a Dio per la signora è tutto sotto controllo, grazie a Dio per la signora sta bene e non ha avuto magari una polmonite interstiziale che l'avrebbe portata a essere intubata, a essere all'interno di una rianimazione con la speranza che potesse vivere tranquillamente. È vero, ma non dimentichiamo anche che ognuno di noi quando entra nella propria casa può portare insieme a sé il Covid-19. Per cui continuo a ripeterlo, uscite solo e strettamente se necessario, lavatevi sempre le mani quando entrate e uscite da casa, se avete dei sintomi, un benché minimo sintomo che vi possa fare insospettire, comunicatelo subito al vostro medico curante o al pediatra o al medico dell'ASL o chiamate il 112 o vi ho già detto ieri, comunicatelo al vostro sindaco e mi raccomando, abbiate cura di voi e dei vostri cari. Questo è il messaggio che quest'oggi io riesco a mandarvi con tutta la rabbia, ma con tutta la serenità che possiate in qualche maniera aver compreso quale sia la gravità del momento. Grazie, buona giornata a tutti.